Nella romana galleria d'arte moderna, la presenza del capo dello Stato, del presidente del Consiglio e del ministro Campilli conferisce particolare solennità all'inaugurazione della mostra dei macchiaioli, che si tiene in occasione del primo centenario del movimento. Già nel 1852 Antonio Puccinelli, con la passeggiata al muro torto, imposta il problema tecnico della macchia. Sulla stessa linea si muove il Costa con la sua donna D'Anzio. La minuziosità analitica del Sernesi con la sua antica porta di Firenze lascia perplessi i critici dell'epoca. Ma è col Fattori che il movimento acquista le sue caratteristiche di corrente decisamente polemica nei confronti degli stanchi schemi del neoclassicismo e del raffaellismo. La macchia col Lega attinge i suoi massimi vertici espressivi. Nel Pergolato par di cogliere con plastica evidenza la noia canicolare di certe giornate in villa. Il signorini teorico del movimento finisce forse inconsapevolmente col dissaccarsene. Nella sua toeretta del mattino si avverte l'onda montante dell'impressionismo francese.